Buonasera, buonasera, care risparmiatrici e gentili risparmiatori. Buonasera Erika. Buonasera Cosimo. Bentornati a Soldi, anche se non abbiamo tante notizie positive da darvi anche in questa settimana, perché è stata un'altra settimana difficile per le borse, ancora una volta condizionate dalle notizie provenienti dalla politica, soprattutto dalle elezioni in Grecia che si sono svolte il 6 maggio. Si è infatti tornati a parlare della possibile uscita dall'euro della Grecia, che ha riscatenato il panico sui mercati. Adesso vedremo se, come dire, verrà o no formato questo governo greco, oppure se ad Atene si dovrà tornare alle urne. Lo scenario quindi si è ulteriormente deteriorato e anche gli indici più solidi, quindi non soltanto quello del mercato milanese ma anche quelli americani, hanno inanellato una serie consecutiva di sedute al ribasso, mitigate soltanto in piccolissima parte da venerdì, quando alcuni dati positivi provenienti soprattutto dagli Stati Uniti hanno riportato un po' di fiducia sui mercati. E la questione greca ha avuto un impatto negativo anche sullo spread fra i nostri BTP a 10 anni e i Bund tedeschi di pari durata, risalito prepotentemente sopra quota 400 punti mercoledì scorso. Poi però la notizia che Goldman Sachs ha sottoscritto nel primo trimestre del 2012 oltre 2 miliardi di dollari di titoli di Stato italiani ha riportato il differenziale entro valori più accettabili. E la mega perdita di JP Morgan, invece annunciata giovedì sera, non è riuscita in questo caso a, come dire, riportare sopra quota 400 lo spread. In uno scenario macroeconomico ancora molto incerto, non soltanto finanziario, quindi, ma anche dal punto di vista dell'economia, la spesa per i consumi delle famiglie italiane continua a essere contenuta, tanto che, complice il difficile accesso al credito, le concessioni di prestiti personali risultano essere ancora in flessione, almeno per quanto riguarda i primi mesi dell'anno. Non mancano però le novità sul fronte dell'erogazione del credito, che hanno l'obiettivo di rendere in qualche modo più semplice per il consumatore la pianificazione di spese importanti. Di tutto questo e di molto altro ancora, come sempre, parleremo nella puntata di Soldi di questa sera insieme ai nostri ospiti, che vi andiamo con Erika subito a presentare. Iniziamo con Dario Caprioli, Vice President Area Legale e Rischi di ING Direct Italia, la banca diretta italiana del gruppo olandese presente in oltre 60 paesi nel mondo. Buonasera e bentornato. Buonasera. Bentornato, era un po' che ci mancava Dario Caprioli. Buonasera e bentornato anche a Umberto Filotto, segretario generale di Assofin, l'associazione italiana del credito al consumo immobiliare. Buonasera. E ancora un bentornato anche al professor Ferdinando Pennarola del Dipartimento di Management e Tecnologia dell'Università Bocconi di Milano. Buonasera. Sono di moda i professori della Bocconi, in questo caso anche noi non potevamo, come dire, perdercene uno. Lionello Cadorin, direttore di EFE, bentornato a Soldi. EFE è il mensile di idee per il denaro e gli investimenti della Brown Editori. Questo è il, non poteva che non essere così, la copertina di maggio, no? Investitori, esatto. Social, visto che venerdì prossimo debutterà in borsa Facebook, anche se le richieste sono un po' tiepide, forse il prezzo è un po' troppo alto, inizia a esserci qualche problema anche a Wall Street. Continuiamo con la presentazione dei nostri ospiti. Buonasera e bentornata ad Alessandra Puato, giornalista di Corriere Economia, il supplemento economico in edicola ogni lunedì con il Corriere della Sera. Buonasera. Buonasera, grazie ad Alessandra per essere qui questa sera con noi, grazie a Vito Lops, naturalmente, giornalista del Sole 24 Ore, ma anche autore del Mutuo Perfetto, edito del Sole 24 Ore, dedicato ai prestiti immobiliari, che sta riscuotendo un grande successo. Eccolo qua. Allora, vediamo questa settimana, sì, negativa ancora per i mercati, anche se tutto sommato Piazza Affari alla fine, appunto, grazie soprattutto, esatto, alla giornata di venerdì, ha un po' limitato le perdite. Andiamo a vedere nel dettaglio. Infatti, nonostante la Grecia è riuscita a chiudere in leggero rialzo Piazza Affari, con il FTSE MIB e il FTSE Italia All Share che guadagnano rispettivamente lo 0,91 e l'1,11%, mentre il FTSE Italia Mid Cap si ferma intorno alla parità, è invece negativo il FTSE Star che perde circa l'1%. Continua invece a essere negativo l'andamento dall'inizio dell'anno, con il FTSE MIB e il FTSE Italia All Share in ribasso rispettivamente del 6,92 e del 4,75%. Il FTSE Italia Mid Cap in discesa del 5,5%, il FTSE Star che perde il 9,53%. Hanno chiuso la settimana sotto il segno meno invece le principali borse internazionali, a cominciare da New York, che registra perdite comprese tra l'1,26% del Dow Jones e lo 0,65% del Nasdaq. In discesa anche Londra e Tokyo, con ribassi rispettivi dell'1,22% e del 4,5%, e Parigi, che perde poco più di un punto percentuale. Chiude in leggera salita la sola Francoforte, che guadagna lo 0,31%. Sale sempre il DAX, eh? Sì.
In questo caso si mantiene invece positivo l'andamento dall'inizio dell'anno, con rialzi compresi tra lo 0,05% di Londra e il 13,38% del Nasdaq, mentre fa eccezione Parigi, che perde l'1% circa. Ed è stata una settimana negativa anche per le borse dei BRIC, con San Paolo e Mosca che perdono rispettivamente l'1,72% e il 2,24%, Mumbai in ribasso del 3,20% e Shanghai che scende del 2,33%. È positivo invece l'andamento dall'inizio dell'anno, con rialzi compresi tra il 5,5% di Mumbai e l'8,89% di Shanghai. L'indice generale guadagna il 7% circa. Allora, dicevamo delle elezioni in Grecia di domenica scorsa e delle difficoltà di formare un governo ad Atene. Vito Lops, che cosa potrebbe succedere se questa volta la Grecia uscisse davvero dall'euro? Ecco, abbiamo sentito molti analisti in questa settimana proprio per cercare di capire questo scenario. Allora, sono divisi perché il pro riguardo l'uscita della Grecia sarebbe la svalutazione competitiva della moneta, ma difficilmente questi pro sarebbero poi compensati dai contro che sono legati per l'appunto proprio a una forte inflazione, forti tassi, un debito pubblico ancora più consistente, e quindi sarà difficile per la Grecia trovare una via di uscita. È una sorta in questo momento di trappola, ma possiamo anche dire che il problema dell'euro non è tanto la Grecia ma è l'euro stesso, perché un euro a 1,32 o 30 dollari o comunque di poco sotto gli 1,3 di questi ultimi mesi è comunque straordinariamente forte. Ricordiamo che il valore dell'euro rispetto al dollaro corretto sarebbe 1,18, e sostanzialmente questo euro molto forte mina la Grecia, ma mina anche gli altri paesi meno virtuosi dell'area. Stiamo vivendo un po' un paradosso ormai da qualche mese: l'euro che continua a essere in discussione per quanto riguarda il suo proseguimento come moneta unica europea, però nei rapporti col dollaro rimane sempre intorno a quella quota. Sono mille ragioni perché il dollaro si rafforzi con l'euro, ma non succedere, perlomeno non in misura. Gli americani forse sono contenti, noi un po' meno. Allora, come sempre, le opinioni sullo scenario macroeconomico e di conseguenza sui mercati finanziari si dividono in due categorie, e appunto anche Vito Lops ce le ha riassunte fra coloro che vedono più i pro e quelli che vedono più i contro. Coloro che pensano, ci sono anche coloro che pensano che prima o poi tutto si sistemerà, e quelli che invece ritengono che il peggio debba ancora venire, e vedremo, a questo punto ne vedremo delle belle. Cadorin, tu che su F hai la rubrica cigno bianco, cigno nero, no? Che idea ti sei fatto? Ma guarda, io devo dire che più che come sempre, forse mai da quando faccio questo mestiere, ho visto sia tra i grandi esperti internazionali fino ai semplici investitori dividersi così tanto tra ottimisti e pessimisti, anzi tra ottimisti e super pessimisti, che sono una specie che negli ultimi tempi si va moltiplicando abbastanza intensamente. Tanto è vero che io ho sempre preferito non fare rubriche in cui ci sono sempre i pro e i contro, gli ottimisti e i pessimisti, ma in un periodo irrazionale come questo è stato talmente forte questa divisione che praticamente ho immaginato per il giornale di concentrare in questa rubrica, nel cigno nero, il pensiero dei catastrofisti, nel cigno bianco quelli che pensano ancora che, come dicevi tu, le cose si aggiusteranno e che nel medio-lungo periodo i mercati daranno soddisfazione. Devo dire che ha più successo il cigno nero, cioè la posizione catastrofista è quella che riscuote più interesse. Io personalmente non tendo al pessimismo, meno che mai al catastrofismo, però se devo prendere posizione dico nei prossimi mesi dubito che farò qualche copertina troppo ottimistica, perlomeno fino all'autunno. Ecco, oltre alla crisi greca, le banche europee dovranno fare i conti a partire dal 1 gennaio del 2013 con l'entrata in vigore di Basilea 3. Dario Caprioli, quali potrebbero essere le conseguenze sul sistema del credito? Ma in realtà Basilea 3 è un lungo processo che si concluderà nel 2019, quindi dal 2013 ci sarà l'implementazione di alcune fasi iniziali di Basilea 3. Basilea 3 è un accordo che è stato messo in piedi per cercare di evitare ulteriori fallimenti nel settore bancario, e sostanzialmente si declina in tre vincoli che sono stati posti alle banche: uno in termini di capitale, uno in termini di leva finanziaria, quindi minor business fatto da parte delle banche, e uno in termini di liquidità.
La mia opinione è che quello che potrebbe succedere è da verificare, è abbastanza preoccupante, ma soprattutto è già iniziato. È iniziato perché le banche devono attivarsi su questi vincoli già ben prima della data di scadenza del regolamentare. Il che significa che in questo momento stiamo gestendo una fase di transizione da una situazione pre-crisi a una situazione post-crisi. È una situazione che in termini di regolamentazione è prociclica rispetto alle necessità da parte del sistema finanziario. Quindi stiamo buttando benzina sul fuoco, forse più che acqua sul fuoco, visto dal punto di vista delle banche. Detto questo, alcune attività, soprattutto in termini attività fatte dal BCE, stanno aiutando in termini di liquidità, per cui trovo che in termini di rischi, probabilmente in termini di settore finanziario, saremo in grado di gestire meglio i rischi. Le banche si stanno attrezzando, sono aiutate a farlo. Sono abbastanza preoccupato come persona e come cittadino di quelli che potrebbero essere i costi sociali di implementare un Basilea 3 in questo momento in cui siamo in piena crisi. Le imprese lamentano un sempre più difficile accesso al credito che frenerebbe lo sviluppo e di conseguenza anche la crescita economica chiaramente del nostro paese. Ma Umberto Filotto, la situazione su questo versante è secondo lei in miglioramento? Ma sarebbe bello poter annunciare grandi miglioramenti, ma è sempre abbastanza difficile di questi tempi. In realtà noi stiamo vivendo una, per usare un termine di cui si abusa, una tempesta perfetta in cui vediamo convergere difficoltà dal lato delle banche, difficoltà dal lato della domanda. La domanda che evidentemente risente di uno scenario di aspettative che sono certamente poco positive, se parliamo di imprese, certamente per le imprese che sono concentrate sul mercato nazionale, lo scenario è abbastanza complesso, per quelle che esportano le cose sono un po' diverse, ma insomma. E quindi c'è una tendenza a comportamenti molto più prudenti. Dal punto di vista delle banche non posso che riprendere quello che diceva Caprioli, cioè c'è un problema oggettivo di una regolamentazione forse necessaria, ma non tempestiva, nel senso che introdurre un sistema di vincoli in una fase di ciclo chiaramente negativo porta a conseguenze molto, molto pesanti. Le banche italiane sono oggettivamente orientate nell'erogazione di credito, attenzione che gli asset creditizi sul totale dell'attivo nelle banche italiane pesano per circa il 64-65%, quelle di altri paesi, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, sono quasi la metà in termini di asset creditizi, il resto sono asset di tipo finanziario. Però certamente la regolamentazione non aiuta, non aiutano gli interventi che sono stati fatti, anche le regole che sono state introdotte dall'EBA in autunno sono state disastrose per la possibilità di erogazione del credito da parte delle banche, e quindi insomma lo scenario è uno scenario molto complesso in cui forse un cambio di passo dal punto di vista anche regolamentare potrebbe essere d'aiuto. Quindi, come dire, la domanda è poca ma anche l'offerta è scarsa, mi sembra di aver capito. È resa rarefatta dalla necessità di essere compliant rispetto a delle regole di rapporto tra capitale e credito che sono sempre più stringenti. Di cui parlava Caprioli. Allora, ci sentiamo spesso ripetere che per far ripartire l'economia è necessario fare investimenti, ma almeno per quanto riguarda il nostro paese trovare capitali sembra davvero molto difficile. Alessandra Puato, quali indicazioni provengono in questo senso dal settore del private equity che di solito in qualche modo anticipa anche i cicli economici? Quindi se ci fossero dei segnali positivi potremmo, come dire, ben sperare che, come dire, siano i precursori di una ripresa nei prossimi mesi. Sì, è chiaro che nel momento in cui non ci sono capitali disponibili la differenza possono farla con gli investitori come gli esponenti del private equity che hanno della liquidità da dare alle aziende in cambio di quote societarie. In questo momento sembra notarsi una lieve ripresa del venture capital, per esempio, cioè gli investimenti nelle società nuove, nelle start-up e per esempio nell'editoria elettronica, nell'energia con le nuove centrali, ma in generale la tendenza che si nota è quella di un forte traino pubblico
che potrebbe anche fare da volano alla ripresa degli investimenti di private equity, quindi la ripresa degli investimenti in capitale delle aziende. Cosa intendo? Il più grosso fondo di private equity in questo momento, anzi due sono, è di proprietà di fatto statale, fa capo alla Cassa Depositi e Prestiti ed è il Fondo Italiano di Investimenti che sta investendo, credo abbia 28 ormai investimenti in portafoglio, nelle piccole aziende dalla Rigoni e di Asiago, per dire all'azienda che fa le scarpe Birkenbergs. L'altro fondo è il Fondo Strategico Italiano, che non ha ancora iniziato investimenti ed è interessato però a entrare in Avio. Se partissero davvero questi investimenti pubblici e l'opinione generale del mercato, farebbero seguito ad essi altri, perché per esempio il Fondo Italiano di Investimenti investe in fondi di fondi, cioè potrebbe allocare delle risorse proprie presso altri fondi e fra questi quelli del venture capital. Cosa significa? Che se fino a ieri gli imprenditori erano restii ad accogliere dei soci di capitale nelle proprie aziende, potrebbero forse cambiare idea. E perché potrebbero cambiare idea? Perché i nuovi investimenti di private equity sono diversi da quelli delle ex locuste che ci ricordavamo. Nel senso che sono obbligati ormai questi investitori ad avere orizzonti di periodo più lungo, cioè restano nelle aziende che partecipano per 5 anni, 6 anni, 7, non entrano ed escono come successe per esempio con Marazzi in passato, e hanno anche delle richieste di guadagno inferiori. L'imprenditore si sente tranquillizzato. È chiaro comunque che tutto questo accade, ma non può svilupparsi finché non c'è una borsa, una piazza affari che possa accogliere poi le aziende in quotazione e quindi consentire l'uscita redditizia dei fondi di private equity. Adesso vediamo che cosa succederà con il nuovo segmento, il cui primo titolo, il debutto, stiamo ancora attendendo, che è questo nuovo iMac. Vediamo se avrà questo nuovo Mac, vediamo se avrà maggiore successo. È la fusione fra mercato e piccole imprese, fondono il vecchio listino AIM con il Mac, che non era destinato ai risparmiatori retail. Si vedrà, non sono grandissime francamente le aspettative. Diciamo che anche lì si attende il treno del tesoro con questo sviluppo di un progetto che si chiama Elite con il Ministero del Tesoro per segnalare le maggiori imprese da quotare in borsa. È tutto sperimentale in questo momento, teniamo conto che l'unica quotata fino adesso dall'inizio dell'anno è stata Cucinelli. Che è stato un grande successo. Sì, però, tre giorni, ha fatto un boom in tre giorni, è salita tantissimo, adesso è ridiscesa da 7,5 di quotazione, è scesa a 10,50 euro la settimana scorsa e quindi dopo stiamo a vedere se la presa di è stata una presa di beneficio oppure è stato il segnale di un decadimento del titolo come è successo in altri casi. Se l'Italia decidesse di fare dell'innovazione digitale uno dei punti cardine per spingere la crescita, si otterrebbe però entro il 2013 un risparmio di 19 miliardi di euro. Ma, professor Pennarola, potrebbe secondo lei essere questa la vera arma per far ripartire la nostra economia? Ma dunque non è senz'altro l'unica arma, ma potrebbe essere una di quelle importanti. I dati che le cita sono, se non erro, del Politecnico di Milano, della Business School, e sono coincidenti con un insieme di altre informazioni. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stimato dei risparmi lievemente inferiori, ma un impatto superiore sul PIL. Ricordo che nella mia università nel 2002 facemmo un'analoga ricerca e arrivavamo alle stesse conclusioni. Mi sento confidente nel dire che dovrebbe esserci un significativo risparmio e un significativo impatto sul PIL. La questione qui è quella della cosiddetta agenda digitale, cioè quella che ci chiede anche l'Unione Europea di adottare ed implementare. Ed è una questione aperta, come dire, da anni, che sul tavolo, come dire, del governo Berlusconi, era sul tavolo prima ancora del governo Prodi. Assolutamente, e il governo attuale con il Ministero dello Sviluppo Economico ha in questo momento in corso, si chiuderà il 15 di maggio, aperto una consultazione pubblica che è accedibile a tutti i cittadini al sito, dove sostanzialmente vogliono raccogliere un insieme di informazioni, di input per come implementare questa agenda digitale. Ricordandoci che è una questione di due grandi capitoli, e cioè una questione di infrastrutture e in secondo luogo una questione di allineamento della cultura del paese all'utilizzo, no, delle tecnologie digitali. Ricordo con due micro esempi, una ricerca del 2011 di IBM sulle smart cities, dove arrivarono a delle cifre che fecero il giro di tutti i giornali del mondo, dove nelle aree più ad altissima densità abitativa come quelle della California, Los Angeles eccetera, le auto insieme girano qualcosa come 38 volte la circonferenza della Terra per trovare un parcheggio.
emettendo una quantità strepitosa di CO2, no? Questo è un classico esempio dove la presenza di informazioni e di applicazioni potrebbe ottimizzare, usiamo un qualcosa che è un sogno quasi, ottimizzare la ricerca del parcheggio. Quindi bisogna investire in infrastrutture per far nascere applicazioni e servizi. La seconda dimensione è quella più di tipo culturale, e anche qui mi piace ricordare un altro episodio di lettura, un articolo che pubblicò un blogger italiano poco dopo la morte di Steve Jobs nell'ottobre dell'anno scorso, fu ripreso anche questo da molti giornali italiani, in cui questo autore ipotizzava una vita di Steve Jobs non nella Silicon Valley, ma nato a Napoli. Poi di fatto l'articolo non parlava della città partenopea, ma parlava di questo Stefano Lavori, no? La traduzione italiana, che deve combattere contro 50.000 sfortune, le banche che non gli danno credito, i clienti che vogliono pagare a 120 giorni, non devo vendere il furgoncino ma deve vendere un motorino perché ha solo quello, tutta una serie di disavventure. Creava un'azienda che si chiamava Mela? Probabilmente si chiamava solo Mela. Il risultato di questa operazione è un esempio per dire che il sistema deve fare gioco e la cultura deve essere pronta, no, a recepire questi tipi di innovazioni. Tenete presente che l'Unione Europea, sono mesi che ci dice che solo con la mancanza dello sviluppo della banda larga in termini di penetrazione perdiamo dall'1 all'1,5 punti di PIL all'anno. E mi fermo. E in un contesto di mercato come quello attuale, i fondi flessibili possono rappresentare una valida alternativa di investimento. Ci spiega perché Andrea Florio, Relationship Manager di Anima SGR. Qual è il valore aggiunto dei fondi flessibili a rendimento assoluto? Anima ritiene che i fondi flessibili a rendimento assoluto abbiano un importante valore aggiunto alla luce dell'attuale contesto di estrema volatilità presente oggi sui mercati finanziari. A tale proposito, Anima ha creato la linea strategie all'interno della quale sono contenuti fondi flessibili di nuova generazione non legati ad un benchmark di riferimento e che rispondono proprio all'esigenza di ritorno assoluto, tra cui Anima Fondattivo. Anima Fondattivo investe in azioni, obbligazioni, strumenti monetari di tutto il mondo senza limiti predeterminati in classe di titoli. Anima Fondattivo punta a cogliere a livello globale le migliori opportunità offerte dai mercati obbligazionari ed azionari, con la possibilità di sfruttare tatticamente la componente obbligazionaria e di conseguenza modulando l'esposizione azionaria al fine di ottimizzare il rapporto rischio-rendimento. Quali sono le novità di quest'anno per il fondo? Anima Fondattivo dal 1 gennaio 2012 è diventato un fondo flessibile absolute return ad allocazione dinamica globale. La flessibilità strategica si traduce nella possibilità di modulare l'esposizione del fondo al mercato a seconda della view di momentum e contestualmente nella difesa del capitale nelle fasi di ribasso andando a diminuire l'esposizione azionaria e cercando contestualmente opportunità offerte dal segmento obbligazionario. L'allocazione dinamica globale sfrutta temi strutturali di medio e lungo periodo e temi tattici di breve periodo. Di conseguenza tre sono i motori di performance del fondo. L'azionario core, titoli azionari su cui il team di gestione ha un'idea forte, la componente obbligazionaria valutaria, dove il fondo mira a cogliere le migliori opportunità offerte dal segmento obbligazionario valutario, e l'hedging di portafoglio, copertura tattica del portafoglio mediante l'utilizzo di strategie e strumenti derivati.